Caro Assessore Mantovani, ho avuto modo di leggere su un quotidiano milanese il problema che riguarda il ticket in Lombardia e un possibile aumento legato alle prestazioni di microchirurgia. Beh, insomma, io fossi in lei sarei un pochino più cauto. So che il presidente Maroni ha detto niente ticket, lei è un po' più incerto su questa soluzione. Io le posso dire che a livello nazionale con il governo stiamo lavorando perché non si metta nessun ticket ulteriore che graverebbe sulla vita delle persone, sulla vita economica delle persone, sul loro portafoglio in modo non indifferente. Ma vede, certo poi dovremo individuare dove prendere quei 2 miliardi e passa che servirebbero, verrebbero dal ticket, ma un conto è individuare dove si devono prendere questi soldi, un conto invece è pensare che questi soldi possano arrivare nelle casse della sanità solo esclusivamente attraverso il ticket che viene messo sulle prestazioni sanitarie. Glielo dico perché sta succedendo un fenomeno drammatico, e cioè con la crisi i cittadini cominciano a non curarsi più, di prevenzione non si parla più e io per la gente comincia a non alimentarsi più correttamente perché non compra più la carne, la verdura, il pesce. E quindi noi rischiamo di finire in una spirale socialmente drammatica ma economicamente devastante, perché è evidente che ogni cura riparativa, ogni cura che arriva dopo costa molto di più a tutto il Servizio Sanitario Nazionale. Ma c'è anche un punto che riguarda la civiltà sociale di questo paese: se noi cominciassimo invece di parlare di ticket a utilizzare una parte della spesa per migliorare i servizi sul territorio e per fare una vera strategia della prevenzione, io penso che le cose potrebbero andare meglio, pure nella nostra Lombardia, che è una delle regioni più virtuose dal punto di vista economico, ma penso che dovremmo capire se lo è anche dal punto di vista della qualità dei servizi e delle prestazioni ospedaliere e territoriali. La saluto.